Perché è così importante ed efficace il metodo Whiteboard? Se hai letto il libro, avrai letto del metodo Whiteboard. Magari non ci sei ancora arrivato, magari sì. Quello che è importante tu sappia è che il metodo Whiteboard è qualcosa di veramente importante, perché nel momento in cui tu togli tutto dalla tua esistenza, non dai più nulla per scontato, sciogli tutte le emozioni tossiche, sciogli anche le emozioni di attaccamento alle cose che ami e che hai nella tua vita. Non dai più nulla per scontato, elimini tutto, diventi una nuova persona, ti permetti di essere neutrale, pulito, lindo, come se fossi nato in questo momento. Quando tu elimini tutto quanto, non dando più nulla per scontato, andando a sciogliere tutte le emozioni connesse a tutte le situazioni della tua vita, è un processo che ovviamente puoi fare piano piano, giorno per giorno, pezzo per pezzo, man mano che ti vengono in mente le cose, che cosa accade? Accade qualcosa di magico, che tu cominci a farti delle domande, ma io questa cosa la voglio davvero nella mia vita. È proprio vero che io tutte le domeniche devo andare a pranzo con i parenti, quando magari non abbiamo niente da dirci, quando magari preferirei fare altri tipi di esperienze. È proprio vero che io devo fare questo tipo di lavoro che non mi piace perché lo stipendio fisso mi serve. Magari ho un sogno nel cassetto, potrei tirarlo fuori, sì, ma è rischioso, ma magari no. Metti tutto in discussione per creare veramente una vita che ti assomiglia. Tante cose tu le hai accolte, diciamo, nella tua vita, dando per scontato che quella fosse l'unica via, dicendo a te stesso che quella era la strada. Quindi magari hai scelto di avere una famiglia, ma magari non era quello che volevi, o magari sì. Magari hai scelto di avere dei figli, ma perché lo fanno tutti? Perché bisogna averlo. Poi magari adesso ovviamente sei felice di averli e li ami. Ad ogni modo, non dare nulla per scontato. Prendi tutto e cancella tutto quello che hai scritto nella lavagna della tua vita. Non vuol dire molla tuo marito e lascia, abbandoni i tuoi figli o i tuoi animali domestici, scappa di casa. Vuol dire semplicemente metti tutto in discussione. Se ci sono delle cose a cui tieni dopo che hai fatto questo lavoro e che le vuoi veramente nella tua vita, magari possono non essere al livello in cui tu desidereresti si esprimessero. Quindi ti faccio un esempio: magari sei sposato, sposata o hai una compagna, un compagno, ma la tua relazione non è proprio così piacevole come tu vorresti. Quindi che cosa fai? Devi mollarlo, devi mollarla? Non è detto questo, questa è proprio l'ultima spiaggia, ovviamente. Tu non hai una relazione, come vorresti fosse la tua relazione? Ma io vorrei che la mia relazione fosse completamente diversa, vorrei ci fosse più intimità, più spazio da condividere, eccetera, eccetera. E comincia ad attuare queste scelte nella tua vita, mettendole in campo. Tieni conto che se tu vuoi trasformare una relazione non lo farai in un attimo, ci vorrà un attimino di tempo. Intanto ti rendi conto che ci sono delle cose che non vanno ed è bene guardarci dentro, ok? Avrai letto di una persona, mi sembra fosse Marta, che effettivamente ha fatto questo lavoro anche relativamente alla propria relazione e ha trasformato completamente la sua relazione, perché non si era neanche resa conto che ci fossero delle cose che non andavano così bene. Nel momento in cui l'hai eliminata dalla sua vita, eliminata cosa vuol dire? Ok, io non sono fidanzata, sono da sola, che cosa voglio? Allora si è fatta tutta una serie di domande, dopodiché ha trasformato anche con azioni la sua vita. Tieni conto che in questo processo potrebbero venire alla luce tutta una serie di tematiche, di emozioni su cui puoi andare a lavorare con la Divine Connection. E intanto che pulisci, anche la tua relazione, ad esempio, diventerà più pulita, perché magari potresti essere una persona carica di aspettative nei confronti dell'altra persona e potresti arrivare a scoprire che ci sono delle emozioni sotto, delle sensazioni che si muovono nel momento in cui tu metti in atto un'azione di delusione
Quando l'altra persona non si comporta come tu ti aspetteresti. A quel punto tu vai a pulire, 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 dopodiché il tuo bisogno non c'è più. Tu arrivi a sentirti bene e anche il tipo di rapporto che hai con una persona quando non ti aspetti più una serie di comportamenti, di attenzioni, eccetera, eccetera, diventa molto più fluido, molto più trasparente, molto più pulito. Questo lo fai per tutte le situazioni della tua vita, anche per il tuo lavoro, anche per gli amici che frequenti. Magari ci sono delle persone che stai frequentando, ma che non sono propriamente quelle che vorresti frequentare. Sì, certo, non c'è di meglio, quindi mi adatto. Ma come sarebbe se tu o cambiassi persone o cercassi di instaurare con le persone che frequenti, che magari ami, un altro tipo di rapporto? Tutto questo è possibile. Ricordati che tutto quello che hai attorno ti fa da specchio e quindi ti mostra, riflette qualcosa che c'è dentro di te. Magari se non hai amicizie con cui hai un rapporto intimo, tu fai fatica ad entrare in intimità con alcune persone, o magari hai una sensazione di imbarazzo quando questo avviene per varie situazioni che possono essere accadute nella tua esistenza. Quindi vai a pulire tutto quanto. Questo porterà a una trasformazione che non hai neanche idea. Quindi ti auguro un buon lavoro e ci vediamo al prossimo video.